assente perché ha altri impegni ai quali non ha potuto fare a meno di partecipare. Però ringrazia in prima persona il sindaco per aver donato all'Istituto Castronuovo questo splendido albero, ringrazia noi per partecipare a questa manifestazione e ci auguro buon proseguimento di giornata e buona attività della giornata contro le mafie. Buon lavoro al sindaco e a noi tutti. Oggi, 21 marzo 2022, celebriamo la 27ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. Il 3 ottobre del 1952 nasceva Cani Cattì, Rosario Livatino, conosciuto da tutti come il giudice ragazzino. Ricordiamo oggi la sua persona perché a soli 38 anni il giudice Livatino, il 21 settembre 1990, venne ucciso da una sorta di cosca mafiosa per lanciare un segnale di potenza militare verso Cosa Nostra e per punire un magistrato severo ed imparziale. Il giudice è stato ucciso perché perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale laddove si sarebbe preteso un trattamento razzista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno pure inconsapevolmente debole, che poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia. Ricordiamo oggi le sue parole: l'indipendenza del giudice è nella sua credibilità che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività. È per questo motivo che oggi abbiamo deciso di dedicare questo nostro lavoro al giudice Livatino e a tutte le persone che hanno perso la vita per mano della mafia. Sergio Pallara, 1874 Emanuele Attardi, 1878 Anna Nocera e 1879 Giorgio Verdura. 1983 Emanuele Notar Bartolo, 1896 Emanuela Sansone, 1905 Luciano Nicoletti, 1906 Andrea Orlando. 1909 Ciò Petrosino, 1911 Lorenzo Panipinto, 1914 Mariano Barbato e Giorgio Pecoraro, 1915 Bernardino Verro. 1916 Giorgio Gennaro, 1919 Giovanni Zangara e Costantino Stella. Pier Santi Mattarella, Gaetano Costa, Marcello Torre. Anno 1980, Domenico Beneventano, Adelmo Fossati, Giuseppe Gulli. Anno 1979, Cesare Terranova, Domenico Marrara, Vincenzo Russo. Anno 1978, Peppino Impastato, Pasquale Cappuccio, Fortunato Furore. Anno 1991, Giuseppe Grimaldi, Salvatore Atieni, Nicola Guerriero. Anno 1991, Domenico Bruno, Filippo Parisi e Domenica Bruzzi. Anno 1992, Antonio Russo, Giuliano Guazzelli, Lucia Precinzano. Anno 1992, Rita Atria, Egidio Campanello, Pasquale Di Lorenzo. Anno 1992, Salvatore Aversa, Paolo Borsellino, Salvatore Mineo. Anno 1992, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro. Anno 1992, Vito Schifani, Agostino Catalano, Emanuela Loi. Francesco Ligorio. Giuseppe Talarica, Antonino Marino, Rosario Livatino. Giuseppe Mizzi, Maria Concetta Cacciola, Pasquale Romano. Jenny Cesarano, Luigi Galletti, Ciro Colonna. Libero Grassi, Salvina Foglietti e Salvatore Daddario. Domenico Petruzzelli, Vincenzo Ferrante, Roberto Mangini. Valentina Guarino, Angelica Pirtoli e Domenico Randò.
Maria Marcella, Giuseppe Orlando, Pietro Caruso. Cosimo Durante, Andrea Esposito, Cristina Paveri. Ok, i ragazzi hanno letto un breve elenco delle vittime della mafia per rendere omaggio a tutti. Adesso lascio la parola ai ragazzi per aver voluto celebrare questa giornata con la nostra presenza di amministratori comunali per sottolineare che questo è un momento molto importante anche per voi ragazzi, per i bimbi che sentono questi nomi, ma ovviamente a parte le cose che hanno detto gli insegnanti non riescono a capire di che cosa parliamo, ma quelli più grandi probabilmente sì. Tra l'altro, tra i nomi che avete letto c'era anche il fratello del Presidente della Repubblica, una vittima di mafia. Per voi ragazzi, che cosa potrebbe essere la mafia? Che cosa può rappresentare questo giorno che si ricordano le vittime innocenti di mafia? Ovviamente la mafia è una cosa brutta, è un'organizzazione che ammazza le persone, che devia la strada giusta delle persone, che interviene anche nei meccanismi della pubblica amministrazione creando solo problemi e creando danni. Come si combatte la mafia, anche dal punto di vista di tutti noi cittadini, ma anche da parte vostra di ragazzi, di bambini, di bambine? La mafia si combatte assumendo un comportamento tra di voi di rispetto, di tolleranza, di accoglienza. Solo in questo modo si può combattere la mafia, rispettandovi tra di voi, rispettando le insegnanti e gli insegnanti, adottando comportamenti in famiglia corretti di rispetto delle regole e delle leggi. Se si cresce in questo modo, nel rispetto, nella tolleranza, nell'accoglienza dell'altra persona, anche della persona che può essere diversa, che può avere delle idee diverse, che può avere degli atteggiamenti diversi, solo in questo modo si può combattere la mafia, partendo dal vostro mondo che è quello della vostra famiglia, della vostra scuola, della vostra comunità. Noi come amministrazione comunale saremo sempre presenti a sollecitare questi sentimenti, questi atteggiamenti nei confronti di un male che ha distrutto le persone, che ha distrutto le famiglie, che ha distrutto in qualche caso intere comunità. Quindi la mafia è il male. Le persone che l'hanno combattuta e hanno anche lasciato la loro vita vanno ricordate. E il ricordo deve servire a tutti noi, a noi che ci occupiamo della cosa pubblica, ma anche a voi che state studiando, che vi state formando. Il ricordo deve servirci a non sbagliare. Se poi colleghiamo la giornata di oggi anche a quello che sta succedendo nel mondo, che c'è una guerra in atto, c'è un'aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, allora ci rendiamo conto quando la consapevolezza di sapere dov'è la parte giusta e dov'è la parte sbagliata è importante. E quindi se voi crescete con questo sentimento, io so che i vostri insegnanti vi parlano di queste cose continuamente, voi sarete, come dire, la nostra speranza, che gli errori che abbiamo fatto noi come generazione precedente voi non li farete, anzi voi ci guiderete in un mondo più giusto. Ripeto e concludo, si può arrivare a un mondo più giusto solo se si parte dal sapere, quello che state facendo nella scuola, ma dalla consapevolezza dell'accoglienza e della tolleranza, del rispetto delle regole. Se si fanno queste cose, noi vivremo in un mondo migliore, noi assicureremo a chi verrà dopo di noi, quindi che siete voi, un mondo migliore. Quindi io vi ringrazio per questa giornata. Noi, a ricordo di questa giornata, vi abbiamo donato un albero, che è il simbolo, che lo possiamo assumere come il simbolo di questa giornata. Quindi quando voi vedrete crescere quell'alberello, lo collegherete a questo momento, a un momento di riflessione da parte di tutti noi per essere più consapevoli che ogni comportamento individuale e poi un comportamento collettivo corretto ci aiuterà a combattere le mafie e a onorare la memoria di chi ha dato la vita per farci stare in un mondo migliore. Io vi ringrazio per questa cosa. Thank you.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi ne sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare il legno ci vuole albero, per fare l'albero ci vuole l'insieme, per fare l'insieme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole insieme, per fare insieme ci vuole frutto, per fare il frutto ci vuole fiore, ci vuole fiore, ci vuole fiore, per fare un amore ci vuole. Ci vuole il ramo, ci vuole il ramo, ci vuole il ramo.